noi, l'assessore alla città in movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, grazie di essere con noi. Salve, buonasera a tutti. Buonasera, innanzitutto vabbè, un commento su questa decisione del TAR del Lazio di annullare l'ordinanza della sindaca sui botti? Guardi, su questo ovviamente il TAR aveva fatto le sue valutazioni, ma aspetta, come dire, a noi giudicare questo, però ecco, sicuramente le iniziative che stiamo portando avanti al di là di questa ordinanza sono tante, e i romani insomma hanno avuto modo di venire a conoscenza in questi giorni, insomma le iniziative sono tante, riguarderanno Circo Massi, come sapete la festa diciamo partirà alle 22:30, proseguirà poi tutto l'uno con iniziative ad ampio spettro sui tronchi di Roma, in cui ci saranno artisti di diversa provenienza, quindi parliamo anche di attori, artisti di strada, musicisti, insomma sarà un evento alla portata di tutti, sia di chi vuole godersi il mondo della notte, ma sia anche delle famiglie che sono alla ricerca di attrazioni per la giornata. Eppure un po' di polemiche ci sono state, lei lo sa benissimo, la vostra giunta ne è perfettamente a conoscenza, probabilmente un po' di comunicazione mancata, Capodanno, il festone sì, il concertone no, poi alla fine è accaduto quello che lei ci sta raccontando. Cosa è mancato per far comprendere esattamente ai romani in quale direzione si stesse andando e si sta andando? Ma l'idea alla base era di proporre qualcosa di nuovo, che fosse, ripeto, appetibile a tutti, al di là del concertone, che perché era poi di concertoni Roma ne ha tanti anche durante l'anno, ricordiamo ad esempio, non so, quello del 1° maggio, tanto per citarne uno. E quindi l'idea era di proporre un pacchetto di iniziative nuove e portare, quindi investire Roma di una novità per questo fine di anno, inizio di anno. E andando, ripeto, a coprire un po' tutti i campi, dalla musica, dall'arte, dal teatro, dagli spettacoli di giocalerie, insomma tante iniziative diverse per offrire proprio sia ai turisti ma sia anche ai cittadini stessi delle attrazioni, dei modi diversi di vedere la città sotto il profilo culturale. Credo che anche valorizzare poi delle aree particolarmente attrattive sotto proprio il punto di vista storico, culturale, dei panorami come i ponti sia assolutamente una scelta azzeccata. E per quanto riguarda invece la notte, Circo Massimo, quale location meglio per Ecco, ma come ci si arriva? Allora, si arriva innanzitutto per chi già per gli spettacoli della notte i mezzi pubblici saranno attivi fino alle 2:30. In parte oramai vi spiego meglio. La metropolitana però, non il servizio di superficie, no? Giusto. La linea metropolitana attiva fino alle 2:30. Il servizio di superficie sarà regolare fino alle 21. Poi dopo le 21 abbiamo 18 linee bus che serviranno le periferie verso il centro, comunque le periferie verso i nodi di scambio più importanti, quindi diciamo le linee metropolitane. Abbiamo quindi ad esempio, non so, ne cito soltanto alcuni, la linea 2 della Flaminio Mancini, abbiamo il 544 che collega ad esempio Sant'Agnese al parco di Centocelle, troviamo altre linee come il 50 che fa Termini Pigneto, insomma abbiamo queste linee aggiuntive che saranno attive anche queste fino alle 2:30, che copriranno gli spostamenti della periferia verso il centro e anche consentiranno il transito lungo i ponti, perché ci sono anche alcune linee che sono proprio dedicate per la zona, ad esempio Ponte della Scienza, parliamo ad esempio del 170 che fa la tratta Termini Agricoltura, e questo fino alle 2:30. Poi è chiaro che per gli spettacoli che iniziano alle 3, diciamo le ultime partenze sono alle 2:30, quindi chi è già in giro sicuramente lo sarà anche a quell'orario. Poi per gli spettacoli del mattino, destinati anche a un pubblico più vasto come le famiglie, abbiamo che iniziano grosso modo verso le 10, abbiamo sicuramente tutti i mezzi pubblici a disposizione, infatti riprendono tutti servizio dalle 8. Cioè, direi che, come dire, è una polemica forse priva di fondamento, perché gli altri anni comunque chi usciva prima delle 2:30 per tornare a casa aveva il medesimo problema, quindi non vedo quale sia il problema. Insomma, chiamiamolo ostacolo, ma non è un ostacolo ovviamente. Ricordo poi che oltre ai mezzi pubblici in città abbiamo tanti servizi di car sharing, che tra diverse opzioni di spostamento, sia car sharing comunale, sia il car sharing operato da aziende insomma che operano sulla città ormai da parecchio tempo, e dunque diciamo anche questo è un tipo di servizio che può essere sicuramente sfruttato, così come anche il servizio taxi. Quindi dire che non c'è trasporto pubblico non è
esattamente corretto. E comunque, ripeto, era impensabile, assessore, poter fare uno sforzo ulteriore, e questo non soltanto perché gli altri anni non era accaduto, perché ha fatto bene a ricordare che anche nel passato c'è stata questa polemica. Anche le opposizioni negli anni passati avevano fatto notare la medesima cosa, quindi probabilmente sta accadendo. Però ripeto, il problema, ma a mio avviso non si pone, perché chi era già in strada a mezzanotte lo è anche alle tre, quindi non si tratta di raggiungere. No, quello che io le stavo per chiedere, se era impensabile poter contare ad esempio sul fatto che le linee di superficie non si fermassero alle 21, fatta eccezione per quelle linee che adesso lei ha citato, piuttosto che la metropolitana consentisse a tutti di raggiungere le proprie abitazioni o il centro per tutta la notte. Certo, è uno sforzo che coinvolge in questo caso le persone che lavorano all'interno del trasporto pubblico, quindi che guidano la metropolitana, che guidano i tram. Ovviamente ci voleva una discussione in questo senso. Non so, l'avete tentato? Non era possibile, una sorta di rivoluzione, forse, per un po' come la vedono i romani, no? Il discorso dei mezzi pubblici, però, ripeto, queste 18 linee sicuramente garantiranno lo spostamento sulle direttrici principali, per cui insomma, questo non dovrebbe creare dei disagi eccessivi alla città, consentirà lo spostamento di gran parte anche delle zone più periferiche verso il centro città. E poi c'è comunque insomma, da ricordare che come dire, far circolare interamente il servizio integralmente su superficie avrebbe comportato dei problemi anche in termini di sicurezza, perché non dimentichiamoci che su queste linee che saranno in transito dalle 21 alle 2.30 di notte dovremo avere più di una persona, quindi la pista deve essere tutelata anche, quindi c'è un impiego di forze, anche perché abbiamo problemi, ripeto, di sicurezza in questo senso. Però io sono certa che il servizio così come è disegnato potrà rispondere efficacemente a tutta la domanda, perché poi reiniziando anche le iniziative più importanti di questa giornata del 1° gennaio, di fatto dal 1910 in poi, chi potrà raggiungere i ponti potrà farlo senza difficoltà. Poi comunque vorrei ricordare che la grande innovazione di quest'anno è stata anche far circolare la metropolitana durante i pomeriggi di Natale. Questa cosa non era stata fatta da anni, per cui questo ci tengo a precisarlo. Un passo in avanti l'abbiamo fatto, è anche molto importante. Io personalmente sono stato sulla linea metropolitana B il pomeriggio di Natale, andando da capolinea a capolinea, e devo dire c'è stata anche una risposta abbastanza importante. Ho visto molte persone prendere la metro, anche tra l'altro ad esempio in bicicletta, sfruttando in questo modo anche tutta la città in un giorno di festa. Quindi insomma sono polemiche che sono pregiudiziali, secondo lei, quelle che di cui facevamo riferimento? Assolutamente sì. Che gli sta antipatica la... Però ci promette che un giorno assessore viene qui, magari non è questo momento, e risponda anche un po' di ascoltatori che in questo momento stanno mandando tutta una serie di messaggi, e credo siano ascoltatori che vivono non in centro e che si sentono un po' abbandonati, non solo da questa amministrazione, è accaduto anche negli anni passati, mi creda, perché qua siamo qui a raccontare Roma da un po' di anni, cosa quindi a Capodanno? No, in generale sul trasporto pubblico. Quello quindi... io non tanto a mia posizione, poi loro sanno che ho risposto anche sul web alle domande fatte in diretta, no? Cioè. Quello da parte mia c'è massima disponibilità. Le chiedono direttamente, ma l'8 Viale Trastevere funzionerà a Capodanno? Perché non ho rintracciato questa notizia magari nell'immediato, se lei lo sa rispondiamo subito a qualche ascoltatore. Allora, sulle linee di superficie, ripeto, abbiamo queste 18 linee aggiuntive che saranno in servizio. 18 linee aggiuntive che saranno in servizio. Esattamente. Quelle che ha detto, che ha menzionato prima. Quelle che ha menzionato prima. Quindi, insomma, niente, a questo punto ci salutiamo e ci auguriamo un buon anno, buon 2017. Come ripartiamo? Grazie. Nel 2017, grazie. Assessore. Col trasporto pubblico con nuove novità, nuovi progetti che riguarderanno non soltanto chiaramente il recupero del servizio pubblico, in particolar modo di superficie oltre che di metropolitana, e partiremo anche con tanti progetti riguardanti la mobilità sostenibile. In parte alcuni ne abbiamo già parlato, sono stati già annunciati,
mi ricordo una trattante di cura ambientale di Monti, insomma sono una delle cose che ci teniamo a fare, che poi replicheremo nel corso del tempo anche in altre diverse zone della città. Comunque vorrei lei sarà visitare. In giro l'ultimo dell'anno, no? Sì, sicuramente sì. E comunque rinizieremo anche insomma avendo nuovi autobus in arrivo, poi vi ho già detto avremo anche degli ulteriori nuovi autobus entro il 2017, quindi cercheremo di rincrementare l'offerta sulla città. Siamo certi insomma che i romani potranno quindi poi come dovrebbe essere, io credo, un servizio finalmente all'altezza. Una domanda gliela devo fare perché ce la stanno sollecitando un po' di ascoltatori, perché qualche giorno fa pertinenza lei sa insomma qualche giorno fa l'assessore Berdini ha avuto un'uscita molto forte che riguarda la metropolitana, le due linee di metropolitana che noi abbiamo. Cosa ci dice in questo senso? Berdini ha esagerato o effettivamente c'è un rischio che i romani stanno per correre? Allora, il debito manutentivo lasciato dal passato non è una novità, questa ne ho parlato tante volte, anche in Assemblea Capitolina c'è stato un problema veramente di mancato investimento da parte di Roma Capitale, da parte delle amministrazioni precedenti sull'infrastruttura, e questo, ripeto, non è un dato nuovo. Però è chiaro che l'assessore ha dovuto lanciare in maniera iperbolica un messaggio, il messaggio di fondo era Roma ha bisogno di risorse perché ci sono delle urgenze, delle emergenze anche da gestire. Poi il problema della manutenzione è uno, ogni euro non speso oggi in manutenzione equivale diciamo a spenderne 3 in futuro, questa sta anche l'urgenza. Poi è chiaro che non ci siano problemi di sicurezza, quella è stata una provocazione iperbolica per dire che l'attenzione su Roma deve essere massima. Quindi andrete a chiedere soldi ovviamente al governo centrale da questo punto di vista, soprattutto sul trasporto pubblico. Indubbiamente immaginare un patto per Roma che riguardi le infrastrutture prevalentemente e la mobilità, è chiaro che sia come dire, in position in questo, è sicuramente un passaggio al pari di quello che hanno fatto altre città, insomma, non stiamo prendendo nulla di nuovo, e anzi Roma dovrebbe essere maggiormente attenzionata visto che è un polo d'attrazione importante sotto diversi profili culturali, del turismo, delle attività amministrative, insomma anche questo dovrà essere valutato. Grazie assessore. Grazie, buon anno a tutti. Grazie anche a lei assessore Meleo. Buon anno. Quindi diciamo è un po' una